Chiese, seminari e case saccheggiate e devastate dalle fiamme, croci spezzate, madonne decapitate, scritte contro i cristiani ovunque. Quello che un tempo era il più grande centro cristiano dell'Iraq, circa 50.000 abitanti, oggi è una città fantasma dove regna il silenzio interrotto solo dai colpi di mortaio che ti ricordano che a pochi chilometri da lì si combatte ancora per liberare il centro di Mosul dall'ISIS. I miliziani di Daesh ne avevano fatto il loro quartier generale e vivevano nelle case dei cristiani fuggiti quando arrivarono i soldati dello Stato islamico. Purtroppo la storia volutamente volevano cancellarla, sia quella privata, sia quella di una comunità, Karakoshe intera cristiana, siro-cattolica, ma ci sono anche altre comunità cristiane, cercava di vivere con pace e voleva anche istruire tutti i villaggi attorno, che sono tutti musulmani, ma questo è stato ripagato con un altro modo, non come quello che aspettavamo. Ci sono casi concreti su questo perché gente conoscevamo, ci hanno tradito. Karakoš è stata liberata circa un mese fa e ora i suoi abitanti stanno facendo timidamente ritorno in giornata nelle loro case. Siamo andati là con Don Georges Jaula grazie all'aggancio di due giovani cristiani che ora lavorano ad Erbil per Terre des Hommes, una onlus che assiste i rifugiati nei campi profughi dell'Iraq del Nord. Don Georges, originario di Karakoš, è stato parroco in Italia per 10 anni a Malnati, in provincia di Varese, e ora torna nella sua città natale per guidarne la rinascita e riprendere in mano la parrocchia della Cattedrale dell'Immacolata Concezione, la più grande chiesa cristiana dell'Iraq. L'esterno dell'edificio è rimasto intatto, a parte il campanile che è stato danneggiato, ma l'interno è completamente bruciato. Il chiostro è disseminato di proiettili, dato che i soldati dell'ISIS lo usavano come poligono da tiro. Non è giusto dimenticare, perché dobbiamo imparare anche dalla storia, dai fatti, e dire al mondo che qui è passato un male, e questo male è stato, cioè, chiamato lo Stato islamico. Questo per noi, per la generazione futura, ma anche per tutto il mondo, per tutti musulmani del mondo, per non dire che questi non hanno fatto danni dovunque sono passati. Il progetto di Don Georges è di mappare la città e tutte le case una ad una e fare una stima dei danni, per poi andare a chiedere i danni al governo dell'Iraq. Abbiamo creato questa mappa con satellite, ma date agli architetti, è un architetto bravissimo, che ci ricostruisce le strade, le case, e così facendo dobbiamo numerare tutte le case con schede da parte, ogni scheda corrisponde a una casa e lo stesso numero che c'è sulla mappa. E noi abbiamo coperto fino ad oggi circa 2.500 case. Ayman, un giovane cristiano, ci porta nella strada principale a vedere il suo negozio, completamente distrutto dalle fiamme. Passiamo fra cumuli di macerie, negozi saccheggiati, muri cadenti e arriviamo fino alla strada principale. C'è un silenzio spettrale. Un cristiano ci porta a vedere la sua casa. La Madonna appesa alla parete è stata fatta a pezzi. I mobili sono stati portati via. A terra restano oggetti spaccati, vestiti, mischiati ai ricordi di una vita, le foto dei genitori e della sorella in vacanza. Sicuramente il compito del governo è risarcire i danni, perché tutta la gente senza colpa, propria colpa, ha subito questo. Ma non so quanto il governo è in grado di fare questo, perché un terzo dell'Iraq è distrutto. Un aiuto diretto a queste famiglie, magari fare, cioè,
cioè ogni paese prende un quartiere per ricostruirlo, così tutti questi quartieri avranno come sponsor o come chi li aiuta un paese, magari mettiamo anche la targa di quel paese che ha aiutato questo quartiere per rinascere. Poco più in là c'è il seminario. Le fiamme hanno devastato il cortile interno, sovrastato da una croce picconata e spezzata. Si vedono una Madonna con in braccio il bambino Gesù, entrambi decapitati, vetri rotti dappertutto, tutto saccheggiato. Per questo noi come cittadini di questa area, Piana di Nineve, siamo perplessi per questo, soprattutto i cristiani che non hanno nessun appoggio in Iraq, non siamo né sunniti né sciiti né curdi, quindi nessun paese musulmano o paese che vicini ci dà la mano per rimanere in questa terra. Abbiamo bisogno di la protezione internazionale. Se il mondo vuole che questa zona non sia privata dal cristianesimo, dovrebbe fare questo. È una questione molto, molto complicata, ma fattibile se il mondo vuole. Al ritorno saliamo verso il tramonto con Don George su una collina che sovrasta la piana di Ninive, dove sventolano la bandiera delle milizie cristiane e quella irachena, davanti a una croce. C'è un senso di pace, quella che manca ancora, purtroppo, laggiù.